Buongiorno, un po' di tempo fa mi sono pesato e la mia bilancia ha chiesto veramente piangendo di salire uno alla volta e ho capito quindi che la situazione è abbastanza tragica. Così ho postato su Instagram un sondaggio nel quale chiedevo se provare la dieta crudista o se provare quella fruttariana. Ha vinto la dieta crudista, grazie. Vado a fare la spesa, che sa per la maggior parte frutta, carrube. Non so nemmeno cosa sia una carruba. E vabbè, ho visto che praticamente non si può mangiare un... Chiedo scusa alle persone che magari mi diranno: se volevi dimagrire, bastava che mangiavi poco e che facessi una dieta equilibrata. Io equilibrio dove? Vabbè, iniziamo. Cioè, ho speso qualcosa tipo 50 euro. Ma che è quella roba lì? È pizza vostra? Perché in tutto questo loro si sono fatti la pizza mentre io sono entrato con le angurie. Sto mangiando mandorle da un quarto d'ora. E ho beccato quell'unica mandorla che rovina poi il sapore di tutte le altre mandorle. E una banana ho mangiato. Stasera sushi. Si vola, si vola. Sono tornato a casa e mentre Rosario qua, Rosario pulisce l'angolo, io muoio di fame e credo che andrò a farmi un'ennesima banana, che perché no, è un frutto nobilissimo, se non fosse la ventesima che mangio, no scherzo, la seconda. Cioè io oggi sto andando avanti a una banana e mandorle, così, perché mi odio. Sto mangiando finocchi. Stamattina mi sono svegliato relativamente tardi e dopo il sushi di ieri non avevo tanta fame. Credo che questo senso di sazietà veramente non sia dovuto al fatto che questa dieta io la stia facendo in maniera corretta, piuttosto è dovuto al fatto che ho mangiato così tanto che secondo me veramente io ancora in circolo roba di Capodanno. Quindi la mia vera preoccupazione è che oggi possa incominciare a farsi sentire la fame. Ed è il motivo per cui io, visto che comunque sono un precog, riesco a capire il futuro in parte, ho deciso di farmi per pranzo una ricetta buonissima. Avete presente quelle cose che su internet dicono delizioso? Queste mandorle sanno proprio di formaggio. Ecco, farò quella e vedremo come va. Perché se non mi ingozzo per bene, arrivo stasera che le mele, piuttosto che magnarmele, me le infilo, non so. A voi l'immaginazione. Ciao, inutile. Inutile, inutile. No, tu sei sempre stato inutile perché manco t'accendi. Però, capito? Questo? Oddio. Oddio santo, scusatemi ragazzi per questo spettacolo. Ho appena notato una cosa, che questa ricetta qua, vedete, cosa che dice? Taglio, non riesco a leggere al contrario, tagliolini di zucca. Vabbè, tagliolini di zucca. io l'ho letta male. E al posto della zucca ho preso le zucchine. La cosa positiva è che ho preso pure questa cosa su Amazon per cercare di fare gli spaghetti dalle zucchine. Che per me è un pochino come fare, non lo so, le bistecche dagli infissi, non so come si faccia. Ok ragazzi, ci sto riuscendo un po' a fatica, ma oddio, porno YouTube. Porno YouTube. Guardate che carini! Poco catarro. Ta-da! Allora, l'aspetto non è orribile, nel senso ho mangiato cose più brutte di questa roba. È il terrore, il sapore. Ma che assaggeremo adesso. Le bacchette perché fanno più food blogger. Bel mappazzone. Non fa. La mia domanda è: ci arrivo vivo? Tipo allo spuntino? È buonissimo. Buono. Inizio a crepare di fame. Sono uscito. Grazie a Dio mi sono portato una banana. Io ormai sto diventando un primate perché mi sto mangiando solamente banane. Non so quanto potassio possa reggere un corpo prima che si trasformi in veleno. Se qualcuno lo sa, me lo faccia sapere qua sotto. E sono tornato a casa. Non mi va minimamente di cucinare. E quindi ho ordinato di nuovo il sushi. E di nuovo mangerò sashimi. Anche se sto facendo un pochino di ironia su Instagram, la cosa che ho notato è che ho più energie. Non so se è quel piccolo boost di energia che si dice alcune persone abbiano prima di apprestarsi alla morte, anche perché ieri a cena ho beccato due ragazzi simpaticissimi e secondo me ho fatto una pessima impressione. Aspettiamo il cibo, che si sbrigassero. Voglio mangiarla tutta grana, secondo me.
No, non posso mangiare l'integrale. Lu, non posso mangiare l'integrale, posso solamente mangiare crudo, perché l'integrale è comunque cotto, capisci la follia? Non capisco come mangino i carboidrati loro. Terzo giorno, continua pranzo a base di sushi, mi hanno spiegato che avrò delle reazioni allergiche e che non è una cosa sana. E desidero questo riso più di quanto possa desiderare. Mi vengono solo battute sconce, quindi la chiudo qua. Ma io non Che sentirei dire. buona! Una cena offerta qui dalla mia amica. No, Non mi stai incontrando nella tua infatti storia. ti metto una censura perché sarebbe veramente un atto cattivo. Calcola, in Grazie. questo momento sei come quelli intervistati dalle Iene che avranno la voce modificata e una censura sulla faccia. Quindi puoi dire quello che ti pare. Grazie. Anche brutto. Va benissimo, però te lo posso dire io brutta storia. Che bello. Allora, questa qui è un'insalata di mandarini, di cui alcuni sono cosparsi di liquame, vogliamo far vedere, ma comunque mi sembrano M&M's. Una mela che stava lì da quanto? Perché voi non ve la siete No, mangiata. quello è da poco. E poi rucola e Valeriana. valeriana che, non lo so, per uno che sta morendo di fame, sono un pacco le patatine. Aggiungiamo sesamo, sti lamponi. Ma mi sto a fare un'insalata o un dolce? Perché non l'ho capito. Ma vanno bene tutti questi lamponi? No, se non fai a musica. No, te prego, non è una crostata. Dai, basta. Tutto questo io mangio davanti a questo. Possiamo aprire un attimo, scusami, il frigo? Cioè, ragazzi, io devo resistere a tutta sta roba qui. Io solitamente qui apro ed è la cuccagna. E invece oggi si piagne. Oddio. Questa luce è così. Questa dieta sta iniziando a risultare pesante. Mangio almeno sempre le stesse cose. In realtà mangio cose diverse, ma mi sembra sempre di mangiare la stessa roba freschina, cruda, che ti si piazza sullo stomaco e la rimane. E quindi incomincia a diventare un po' stressante. Ieri sera poi è successa una cosa che non ho ripreso, per rispetto delle altre persone, perché dopo la cena che ho fatto a casa dei miei amici, sono uscito a cena fuori con altre persone e mi sembrava brutto riprendere tutti quanti. E ho preso un'insalata, un'altra ancora, cioè capite, tutto tipo insalata, mentre loro si sono sfondati, ragazzi, pizze, bruschette, fritti, cose che io lunedì prossimo ci vado. Viene anche a chiedermi che senso abbia fare sta dieta se poi mi lancio lunedì a mangiare pizza non stop. Però sono stato bravo, non ho toccato nulla. Inizia a diventare pesante, oggi salgo a Milano. Vado da lui, io non posso manco mangiare sashimi ogni sera. Cioè, sì, posso. Voi avete la torta della nonna in frigo e i bocconcini di pollo all'arancia. Perché? Che nessuno mangia eccetto i bocconcini di pollo. Sono dieta, vedi? Perché mangia tutto carote? Guarda che mica le carote sono tipo le pillole dimagranti. Fanno bene alla vista. E Anzi. mangerò quest'insalata di funghi crudi con limone e compagnia bella e sto bacile dei finocchi. Io non ce la faccio più, sto mangiando solo finocchi, mi sembra di stare al Pride. La cosa veramente scomoda di questa dieta è che se sei di fretta, come lo sono io adesso, devo fare 2000 appuntamenti e compagnia bella, è difficile fare una colazione al volo. Cosa ti mangi a colazione? Latte e cereali, latte e biscotti. Ma sono cotti. Attraversano tutti quanti comunque dei processi. Latte. Ma il latte per poter essere parzialmente scremato intero viene prima fatto bollire perché bisogna prendere, capito? E ti ho detto, che per sé non è malvagio, ma è un po' difficile, cioè devi conoscere una dieta così, devi informarti, cosa che non Scusami, eh. ho fatto. Il salmone. Il salmone crudo viene cotto in congelatore. No, viene abbattuto in congelatore, non viene cotto. Non sei sicuro? Ma che cosa stai dicendo? La cottura non avviene solo tramite fuoco. Ma tramite freddo. Anche i cibi si cuociono. Vabbè, io continuo con sta roba, vediamo, più che altro, cioè sto per andare a Milano. Guarda, in questo momento ci sono io con la Madonna dietro. E la dice lunga su come mi sento in questo momento. E lui è rimasto. Non lo so, non lo so, sono molto. Cosa? Che i cibi nel congelatore si cuociono. E sei rimasto.
Senti, tanto deve durare altri tre giorni. Ridi su sto. È bollente a dir poco. Ecco la dieta. E si guarda che non so grassi. Ah, mamma, cosa c'è là dentro? Pollo e arancia e basta? Ma sì, va bene, vengono con la farina, eh. Ah, soffritti in farina. Va bene, il pomeriggio. Ci piaciu la farina, eh? Ci piaciu carboidrato. Se chiudo gli occhi e butto indietro la lingua, sanno di pollo all'arancia. Guldo, vuoi qualcosa di crudista? Tieni qua. No, non volevo dirtelo, no, poverino. No, ti ho preso in giro, scusami. Odio prendere in giro le persone innocenti. Aggiornamenti del crudismo. Sono qui, arrivato a Milano con Luca e sta male. Saputa morto. Il tuo crudismo è sono le sue medicine, poverino. Ho mangiato un po' di mele mentre stavo in treno, ma sento che mi fa uno male la pancia e due che io non mi sento sazio. No, io mi sento pieno di plastica, tipo, pieno di roba che non riesco a buttare giù e a digerire. Mi sta un po' antipatica sta dieta, devo essere, cioè, magari non la so fare io. Altri due giorni al massimo, via. Ma poi stasera che faccio? Io ho voglia di nuovo di mangiare qualcosa di reale. Ma è la dieta del sashimi questa, non è la dieta del crudismo. Come fate? Che ricette conoscete che io non sto capendo? È un limite mio, non mi sono forse documentato, avrei dovuto avere un professionista che mi seguisse. Troppo salmone crudo secondo me, troppo. E quello non so quanto vada bene. Vuoi il mercurio, vuoi tutte quelle manate lì. Guarda che tra tonno e salmone sono i pesci peggiori. Te lo dico per esperienza, nel senso che no, sul serio, con le mie diete della palestra io mangiavo in quantità industriale tonno. Io e poi? A un certo punto sono stato male. Ah, io per quattro giorni mi sto male. E vabbè, andava così. Non c'è le croccante di suino. Vabbè, chi se ne frega. Vado? Sì. Patate crude con provola, guanciale di suino nero, ecco sì. È tutto crudo. Speravo di essere più forte. Delle patatine con scamorza e bacon crudiste. So che sembra un hamburger cotto con bacon, scamorza e tipo, non lo so, pure le mutande di mia nonna, ma in realtà è crudista. Ve lo giuro, anche quello è crudista. Buongiorno, è sempre giorno, anche se a casa di Lu le luci da vecchia fanno sempre sembrare che tu ti sia svegliato alle 3 di notte per andare a pisciare. Sto molto meglio con la pancia dopo, diciamo, questo break. Anche io sono molto meglio. Sei molto meglio, sono contento. Lu, diciamo, mi ha dato la forza per ritornare in carreggiata. Quindi adesso sto facendo un pranzo a base di toast crudisti. Guardate quanto è credibile il Düssel crudista. Di che cos'è che abbiamo invece? Qua abbiamo sul seno dell'avocado, pomodoro. Sì. Scrudi. Guarda il formaggio come sembra. Cioè, il formaggio crudista sembra formaggio filante. Sì, sembra quasi cotto. È vero, è pazzesco. Abbiamo trovato questo posto. Guarda l'uovo finto! Pazzesco! Procede la cena. Qui abbiamo però tutta quanta roba crudista, perché comunque abbiamo aglio, prezzemolo, pomodoro, vabbè, del sale. Io non ho mai mangiato quella roba al tartufo. E poi loro, delle vongole crudiste, cioè che per il momento stanno lì, non sono cotte e non si stanno manco aprendo, quindi adesso dovrò utilizzare altri. No? Nessuno di voi si muove? Signor Limone, tu che stavi qui a guardia, niente? Bene. Allora, ok, per questa pasta alle vongole crudista bisogna a un certo punto mettere gli spaghetti a macerare in acqua frizzante, invece vedete che fa tutte le bollicine nell'acqua. E poi invece a parte mettete a macerare le vongole con il pomodoro nell'olio e aglio, e teoricamente dovrebbe venirvi, vedete, fuori una crema, così le vongole rilasceranno questo liquido e dovrebbe insomma venire una roba crudista. Cosa? Ah sì, quelli sono dei led. Sono dei led che ho messo apposta. E lui l'ha spremuta a mano. Bravissimo, che adesso in una bottiglia, potete, esatto, anche usare quelle del vino se volete. Sotto mano. Esatto, se ce l'avete. Tu che bravo che sei stato a metterci il tappo di nuovo. Che bravo. E questo
è il risultato della, diciamo, degli spaghetti con le vongole crudisti. Come va? Buonissime. Un po' salati, eh? Tantino. Ho cercato di portare... Hai marinato troppo. Esatto, esatto, il sale. Sì. Diciamo che volevo portare il mare a tavola. Sei riuscito. Allora ragazzi, qualora non si sia capito, la dieta crudista è il male per quanto mi riguarda. Sono sicuro di aver sbagliato 200.000 cose, ma allo stesso tempo credo, e magari chi è crudista me lo potrà scrivere qui e potrà dirmi e potrà contraddirmi, ma credo che per il mio stomaco dopo un po' mangiare crudo sia veramente un inferno. Vi dico solo che c'avevo una panza piena d'aria, ma che sembravo incinta, e l'unico modo che avevo per togliermi quella panza era partorire tutta quell'aria, e non era bello per me e per chi mi stava attorno. Detto ciò, vi saluto, credo di aver condiviso con voi un po' troppe informazioni, ma vabbè, vi mando un bacio, al prossimo video, ciao ragazzi. Mamma mia, era più buona sta videocamera che quella che ho mangiato fino ad oggi.